Lord Byron, mio signore, comandante dei guerrieri di Burnham e sovrano più temibile dei cinque... Sì, so anch'io come mi chiamo. Presentati con il tuo nome alla corte di Burnham. Sono Tinderclock, gran maestro delle spie. Tuttavia, mio signore, preferirei usare il mio nome in codice. Beh? Pausa per l'effetto teatrale? Spia infuocata! Spia infuocata! Perché? Ho passato la notte a trovare il nome. Ok! Kaboom! Stammi a sentire, spia cosa? Spia infuocata! Come vuoi, ci serve il tuo aiuto per rubare il piano di difesa del regno di Novelmore. Una volta che ci saremo impossessati dei loro punti deboli, lo raderemo al suolo! Faremo di loro un bel barbecue! Barbecue, perché il fuoco è il nostro elemento, fa ridere! Ti sembra che qualcuno stia ridendo? Ah, sì, va bene, mio signore. Allora inizio a presentarti i nostri eroi. Piranha, la protettrice delle fiamme di Burnham. Prova a sfidarci e di te ne resterà che cenere! Ah! E Lucifix, signore delle fiamme e barone della lava. Io vivo per distruggere, ma ho anche altri hobby, tipo cucinare. Sì, ma la profezia? Una volta che Novelmore sarà annientata, la profezia non avrà più valore e tutti gli altri regni cadranno. Lord Byron prenderà il posto che gli spetta e governerà su tutti i cinque regni. Hai finito? Sì. Una volta che Novelmore sarà annientata... insomma, quelle cose che ha detto Kaboom. Io non fallirò, mio signore. Sarà meglio di no, lo dico per te. Spia infuocata. Cavalieri di Novelmore, all'attacco! La mina! Il mio braccio! Congratulazioni, gentiluomini! Siete stati sconfitti da un manichino! E ora io, principe Arwin, erede al trono, vi mostrerò come si combatte! Quello non è il solito fattoccio! Dario da Banci! Il tuttofare del castello stanotte ha aggiornato il vecchio modello. Aha! Ecco perché non sono riuscito a sconfiggerlo. È imbattibile! Lo farò io! È molto coraggioso da parte sua, signorina, ma non credo che una ragazza possa... Il mio nome è Gwyn! Semplicemente togliere questo ingranaggio. Che diavoleria è mai questa? Re John! I giochi di guerra sono proibiti, come vieta esplicitamente un decreto del re. In più, è vietato alle ragazze. Io sono Gwyn. Non credevo avessi bisogno di un permesso speciale in quanto ragazza. Padre, so che Novelmore è un regno che vive in pace, ma questo non significa che non dovremmo prepararci. Tu pensi che potremmo essere invasi da... qualsiasi cosa sia quello? Quello è solo un fantoccio d'allenamento inventato da... Dario da Banci, sire! Il genio dei da Banci deve aver saltato una generazione! Fate sparire questo abominio e gettatelo nel cassonetto reale! Subito! Datemi... solo un secondo! Serve aiuto? No, ce la faccio da solo!
Arwin, la profezia dei cinque pilastri è tutto ciò che serve per proteggerci. Sì, ma padre... Scribbles, prego, approfondisci. Così sta scritto. Tutti e cinque prospereranno o tutti cadranno. Ogni regno per sé. E questo che cosa significa? Che Novelmore non deve difendere le mura, ma prendersi cura di sé. Bene, c'è ancora speranza per te. Di male in peggio. Non preoccupatevi, sire, ho attutito io la vostra caduta. Vostra maestà, vi chiedo scusa. Basta! Davanci, sbarazzati di quell'aggeggio. Arwin, congeda i soldati. E spedisci questa ragazza, Gwen, a casa. Ritiriamoci, vostra maestà. Scommetto che la vostra regale persona ha bisogno di un bel bagno. Soldati, potete andare. Principe Arwin! Generale McGriffin! Qualche ladruncolo ha rubato la mia collezione di armigeri e soldatini, tranne il tenente Biggles. Hanno portato via tutto, anche la carta speciale che li custodiva. Carta speciale? Oh sì, conservo sempre tutti i miei soldatini impacchettandoli con il piano segreto di difesa della città. E perché li impacchetti con il piano segreto di difesa della città? Perché hanno freddo. Informo subito il re. È una reazione eccessiva, figliolo. Il piano di difesa non è importante, figliolo. Ti proibisco di investigare oltre la questione, figliolo. Se io non posso, allora lo farà il cavaliere mascherato. Mio padre dovrà prendermi sul serio. Anche se questo vorrà dire travestirsi. Chi è la lupacchiotta più buona, Daisy? Sia Bran, io esco. Gwen Greystone, esci di notte per dimostrare il tuo valore da guerriera perché viviamo in una società che conserva i ruoli di genere, i quali non servono ad altro che a perpetuare un sistema patriarcale? Beh, in realtà, sì. Ottimo, buon assalto al castello, allora. Se il piano di difesa della città è stato veramente rubato, sono sicuro che il re farà qualcosa. Non si nasconderà dietro ad una profezia soltanto perché così si è sempre fatto, no? Oh sì. Beh, di certo è una missione per qualcuno più eroico di me. Io sono solo Dario. Dario Da Vinci, ultimo della grande stirpe dei Da Vinci, le cui geniali invenzioni sono state la colonna della pace e della prosperità di Novelmore. Quindi posso farcela! Zitta, amica! Non vorrei mica svegliare il generale. Un pezzo del piano di difesa lasciato dal ladro. Annusalo, senti il suo odore. Arriva qualcuno! Diario di Dario, ufficio del generale McGriffin, studio la scena del crimine. Spargo della polvere di pironium e controllo con i raggi ultravioletti. Impronte! Non sono stivali di un soldato. L'enigma si infittisce. Arriva qualcuno! Userò le mie abilità di cacciatore per acciuffare il ladro, salvare il regno, svelare la vera identità del cavaliere mascherato, conquistare l'amore del popolo e il rispetto di mio padre. Un gioco da ragazzi. Argilla rossa delle regioni del nord. Tannico con un retrogusto di mirtillo. Vanno verso il tavolo dove si è svolta una battaglia epica. Non sono solo. Indietro, uomo mascherato! Non farmi male, sono un codardo! Dario Da Vinci! Principe Arwin! La ragazza di stamattina! Quante volte te lo devo ripetere? Sono Gwen! Sei tu il ladro? Sei tu il ladro! Ragazzi, per la cronaca, non sono io il ladro e comunque eviterei qualsiasi tipo di scontro. Appunto, è quello che dicono tutti i ladri. Precisamente. Cerchiamo di essere ragionevoli. Non possiamo essere tutti il ladro, dico bene? Arriva qualcuno! Uomini,
Vi ho tirati fuori dalla scatola per rimpiazzare i vostri compagni spariti. Fanteria nelle retrovie! Guarda com'è bellino il pony! Voglio dire, cavalleria, avanti! Bene, rimarremo qui tutta la notte! Potrei paralizzarlo con un pizzicotto dietro al collo! Non possiamo! Noi non dovremmo essere qui! Cosa stai dicendo, tenente Bingles? Vuoi portare il mio cannone? Che idea eccellente! Quali ordini avete per me, oh mio padrone? Oh, è il cristallo di fuoco! È preda di un incantesimo! Schiavo, sei convocato al solito luogo. Là riceverai ulteriori istruzioni. Andrà sicuramente, subito dopo il mio latte con i biscotti. Non hai capito? Ora! D'accordo, ci andrò subito. Bene, io lo seguo. Non farlo! Chiunque debba incontrare ci guiderà a chi ha preso il piano. È la nostra occasione. Molto bene, a quanto pare voi avete la situazione in mano. Già, e mi piacerebbe avere al fianco un Davanci con la sua bacchetta magica delle invenzioni. Io non ne ho bisogno. A pensarci bene nemmeno io. Io salverò Novelmore. No, io salverò Novelmore. E io allora andrò a letto, ok? Voglio dire, anch'io salverò Novelmore.